Innanzitutto vorrei, siccome io ho dato le dimissioni al Presidente del Consiglio Comunale, che devo dire che il ruolo che rivestivo di seconda carica istituzionale del Comune mi aveva fatto per sentire particolarmente a voi. Volevo ringraziare tutti i consiglieri comunali, sia di maggioranza che di opposizione, per il loro comportamento, per la gentilezza che sempre hanno dimostrato nei miei confronti, per il fatto di avermi votato all'unanimità, questo ha rappresentato per me un grosso stimolo nel cercare di comportarmi il più imparzialmente possibile. Spero di essere stato in grado di aver fatto un tentativo di fare un buon lavoro e di comportarmi con correttezza nei confronti. Tutti sono stati di aiuto ed è stato in alcuni momenti anche estremamente edificante partecipare alle riunioni di questo Consiglio Comunale. Qualcosa è cambiato, le cose, come diceva il consigliere Turci, soltanto gli sciocchi, i morti non le cambiano, e c'è un tentativo importante di cambiare le liste. E io faccio parte di questo tentativo. Adesso mi cado nella parte politica, il ruolo si diversifica sostanzialmente e inizia un nuovo periodo. Quando 2 anni e mezzo fa feci parte della lista di Amo di Morte, ero profondamente convinto dei valori che a quella lista si faceva. Ero convinto perché innanzitutto sono un uomo di sinistra e ho sempre costantemente creduto nei valori della sinistra capace di governare. Ero particolarmente felice perché questa lista aveva anche dei valori ideali molto forti e voleva portare avanti un sogno che era quello di rendere, se possibile, più bello e più migliore un paese che già prende per molto. Non credo che questo sogno sia finito, penso soltanto che ci sia bisogno di una nuova verve, una nuova capacità, un nuovo stimolo per cercare di attuare. È inutile nascondere che del tempo è passato, è inutile nascondere che la nostra azione poteva anche essere più decisiva. È altrettanto vero però che l'azione che questa amministrazione ha cercato di fare è sempre stata lineare e corretta. E su questo penso che tutti i cittadini di qualche parte sono corretti. Capisco anche bene che tra l'essere bravi ragazzi e l'essere buoni amministratori c'è una differenza. Dimostreremo anche di essere buoni amministratori. Il sindaco ha voluto darmi l'incarico di assessore al turismo e alla cultura, che è un incarico importante. Francamente quello che ho apprezzato di più è l'incarico di responsabile della funzione del programma, che mi dà una spinta diversa nel tentativo di assicurarmi che le cose che ancora possiamo fare in 2 anni e mezzo vengano fatte. Mi occuperò certamente, cercando di dare un'impostazione mia personale al turismo e alla cultura, ma vorrei e cercherò di creare con i colleghi assessori una specie di cabina di regia che tenga costantemente informati noi che amministriamo e coloro che sono amministrati sulle cose che vengono fatte. Non possiamo oggi pensare a dei sogni che si estendono in progetti faraonici e che richiedono anni per essere attuati. Abbiamo una scadenza tra 2 anni e mezzo, vogliamo portare al termine di una scadenza delle opere che possono essere realizzate. Su questo combatteremo molto, su questo saremo attenti e su questo ci impegneremo, su questo bisogna farsi. Non ritengo che in momenti come questi bisogna, sia lecito nascondere. Io penso che nel momento in cui si crede in qualche cosa, nel momento in cui si fa parte di un gruppo, nel momento in cui è necessario stringere le fila, tutti debbano integrarsi. E io voglio integrarmi. Stasera il consigliere Turci mi ha stupito per la sua gentilezza e profondità. È stato, grazie veramente, perché mi aspettavo un atteggiamento un po' più combattivo. Atteggiamento che già avevo compreso nell'articolo di ieri sulla
soprattutto poneva il problema della mia presenza o non presenza. È talmente importante questo problema che il consigliere Popper, mi dispiace che non sia presente, cinque mesi fa, ma lui ancora era presidente del consiglio di questo consiglio comunale, ha richiesto al segretario di questo comune di avere notizie sulle mie presenze in giunta nell'anno 1991. Questa richiesta non è stata fatta a me, chiaramente, non è stata fatta al segretario comunale, che chiaramente mi ha mandato una nota informativa. Non so quali sono i motivi per cui il consigliere Popper è voluto andare a indagare quante volte ero presente in giunta nel 1991. Francamente non mi interessa neanche. Se fosse venuto da me avrei potuto dirgli cosa cercavo di fare 15 anni fa, ma visto che ha scelto una strada così formale, evidentemente aveva le sue buone motivazioni. Io sono comunque sicuro di essere in grado, pur lavorando in un altro lavoro 10 ore al giorno, di riuscire a fare in un'ora quello che un giovane assessore faceva a tempo pieno in una giunta precedente. Se il consigliere Popper, che non è presente stasera, vuole provarci, sono a suo contatto. Mi ricorda qualcuno questa affermazione? Infatti, se ricorderà qualcuno, non lo metto in sospetto. Sono assolutamente convinto che le azioni che riesco a fare rispetto a quelle di un giovane assessore che faceva parte di un'altra giunta quattro anni fa, faceva parte a tempo pieno di una giunta. Tra l'altro io la mattina mi alzo alle 6 e vado in ospedale a lavorare, insomma, a casa so che devo lavorare un'ora di più al giorno, se voglio, se altro un'ora mi auguro che basti, se voglio cercare di dare una mano. Ma c'era chi lo faceva a tempo pieno, io non ho la fortuna di poter fare questo lavoro per tutti, è anche estremamente divertente.